facciamo la panna cotta. La panna cotta si pensa derivi da un vecchio dolce fiorentino che si chiama lattaiolo, che veniva fatta appunto con il latte. Fare la panna cotta, e che ci vuole? La panna, in questo, io di solito fa 1 litro, ma ne viene veramente tanta, viene un 12-15 porzioni. Ne useremo mezzo litro. Metteremo la panna nel questo friccino, 3 cucchiai di zucchero abbondanti. Ok, a questo punto ci serve un aroma che può essere classicamente una buccia di limone, quindi potete prendere la buccia così e la mettete in infusione, va bene? Oppure la bacca di vaniglia, che ora io non ho, la bacca la si incide, va bene, la si incide, si tira fuori i semini, si buttano nella panna. Ok, in questo caso noi useremo la menta. Caso io semplicemente ho preso mezzo litro di panna, 3 cucchiai abbondanti di zucchero, ho messo come aroma della menta, va bene, abbondanti foglie, ne metterò altre 2 o 3, finisco questo stalk, questo rametto, bene, ok, e that's it, fine, questa è troppa, diciamo, iniziamo già a mescolare il tutto, va bene, mettiamo tutto a fuoco lento, quindi mescoliamo. Facciamo sciogliere lo zucchero, ma che comunque si scioglierà sul fuoco. Quindi l'abbiamo messa sul fuoco per una decina di minuti a fuoco lento, va bene? Nel frattempo prendiamo la nostra gelatina, va bene? E useremo in questo caso 6 grammi, il che vuol dire un foglio più un altro. Perché questo si possa, ecco, rompere, più un altro mezzo foglio, va bene? Un altro mezzo foglio, quindi 4 più 2 fa 6. 6 grammi per mezzo litro di panna. E la metteremo a bagno nell'acqua. Non so se si vede, anzi, mettiamola proprio qua, nell'acqua fredda, perché la dobbiamo sciogliere. Queste foglie di gelatina si ammollano e sono pronti per essere inseriti all'interno della panna. Per la salsa di accompagnamento, tipicamente potrete usare una salsa, cioè sciogliere della cioccolata di buona qualità, altrimenti le classiche fragole o dei mirtilli o dei lamponi, frutti di bosco, quello che più vi piace. Mezzo litro di panna, 3 cucchiai di zucchero, un aroma a vostro piacere, io in questo caso ho usato la menta, sul fuoco 10-15 minuti, nello stesso tempo ammollate la gelatina, sì, 6 grammi ho messo, 6 grammi di gelatina e mischiate il tutto, mettete nelle vostre singole porzioni in frigo, facilissimo. E niente, adesso l'ho tirata fuori dal frigo, va bene, eccola qua. Prendiamo nell'acqua calda, va bene, nell'acqua calda. E niente, praticamente passeremo velocemente la panna cotta nell'acqua bollente, va bene, speriamo che
tanto pasta e si pasta, va bene? La rigiriamo. Niente, adesso io ho frullato le fragole. Possiamo frullare anche i mirtilli. Allora, questi sono i mirtilli. Ovviamente io sia nei mirtilli che nella fragola non ci ho messo nessun tipo di zucchero, perché sono già zuccherine di suo. Questa volta con i mirtilli posso fare una cosa così o una cosa un po' alla poca. Quindi panna cotta, buona, panna cotta alla menta con mirtillo.